Adesso è ufficiale, Arialdo Giammusso non è più il presidente della NISA. Ieri la riunione dell'assemblea societaria, nel corso della quale sono state accettate le dimissioni irrevocabili del patron Bianco Scudato. Secondo passo dell'assemblea è stato quello di affidare la gestione della società ad interim al vicepresidente Michele Savoia e al segretario Maurizio Lamendola. A loro il consiglio ha affidato l'incarico di gestire l'eventuale ingresso di nuovi soci. In sostanza, tutti coloro che vorranno condividere in futuro il progetto Bianco Scudato dovranno prendere contatti con i due dirigenti, i quali poi aggiorneranno i soci sull'andamento delle trattative. Un addio doloroso, quello del presidente Giammusso. La società ha stilato un documento che è stato pubblicato sulla pagina ufficiale di Facebook, in cui si ringrazia in modo particolare Giammusso. È stato anche pubblicato un video con i momenti più belli delle ultime due stagioni agonistiche. E si ringraziano anche i protagonisti del campionato appena conclusosi. Nello stesso documento è stato comunicato che Angelo Bognanni termina qui la sua esperienza alla Nissa, non sarà più l'allenatore della prima squadra. Adesso dunque si avvia la seconda fase, quella più delicata, nel corso della quale dovranno essere messe le basi per la prossima stagione. Si sta già lavorando su alcuni progetti che dovranno essere completati a breve, anche perché non si può più perdere tempo. La nuova stagione si avvicina, così come le prime scadenze, a cominciare dall'iscrizione al prossimo campionato.